Anna Tatangelo sta male, concerto annullato, l'annuncio. Anna Tatangelo rinvia il concerto a Latina, sono stata poco bene. Anna Tatangelo ha caricato questa mattina sulle sue Instagram Stories una foto in cui ha scritto un triste annuncio. Precisamente, queste sono state le parole di Anna Tatangelo. Ciao. Ieri purtroppo sono stata poco bene. Mi spiace tantissimo, ma sono contenta che il concerto si possa recuperare. Vi aspetto domenica 1 ottobre a Santi Cosma e Damiano, LT, ore 21:00. Inoltre, l'ex di Gigi D'Alessio ha voluto ringraziare tutti per non aver rinunciato a sentirla live nonostante il cambio di data del concerto, e per i numerosi messaggi d'affetto che i suoi fan le hanno inviato nelle ultime ore. Infine, Anna ha voluto spendere anche qualche parola nei confronti dell'organizzazione dell'evento, che ha lavorato senza sosta a causa di questo imprevisto. Ma cosa è successo precisamente alla Tatangelo? La cantante su social non ha voluto entrare nel dettaglio, ma molto probabilmente il motivo potrebbe essere legato ad un problema fisico, infatti. Nonostante gli innumerevoli dispiaceri sentimentali che ha dovuto sopportare durante questa estate, Anna non ha mai mancato a nessun evento da lei organizzato per rispetto dei suoi fan. Anna Tatangelo triste sui social annuncia l'annullamento del concerto. Tuttavia, che è un'altra cosa che potrebbe essere successa a Anna Tatangelo. Ieri pomeriggio infatti Anna Tatangelo ha caricato sul suo profilo Instagram una foto in cui sono apparsi tutti i volti dei suoi presunti flirt, tra cui anche l'ex calciatore Bob Ovieri. Anna stanca di questi gossip infondati ha quindi dichiarato sui social che voleva sapere dai giornali che scrivono sempre queste falsità quale sarà la sua prossima fiamma. E ha poi concluso la frecciata al veleno dichiarando che l'uomo della sua vita è solo uno, e si chiama Andrea, suo figlio. Insomma, che Anna abbia rinunciato al suo concerto a Latina perché stressata da tutto ciò che scrivono le riviste di gossip? La coppia, da dopo l'annuncio in cui avevano avvertito i loro followers della crisi, aveva deciso di non vedersi più, e avevano trascorso tutta l'estate separati. Inoltre recentemente, durante un'intervista rilasciata alla Vita in diretta, il cantante partenopeo aveva affermato che la Tatangelo non era mai riuscita a diventare suo socio, e aveva palesato che non si riferiva agli affari. Insomma, che Anna abbia fatto un torto a Gigi, e proprio per questo la relazione sia alla fine naufragata?